fatto il bonifico per bloccare questo appartamento e prenderlo senza neanche vederlo. E siamo partiti i primi giorni appunto di dicembre. Siamo più o meno sui 25.000 euro al mese. Signore e signori, benvenuti a tutti in un altro tour. Anche oggi non ci siamo fatti parlare dietro, meglio, non mi sono fatto parlare dietro perché vi faccio vedere un appartamento incredibile nel centro di St. Moritz, quindi in una delle località più esclusive della Svizzera. Partiamo da questo soggiorno incredibile. Vi do qualche statistica dell'appartamento prima di procedere con il tour, perché questo è un appartamento nel centro di St. Moritz, quindi in pieno centro. Dopo vi farò vedere anche come si accede a questo appartamento, quali sono i benefit, diciamo, che hanno gli ospiti pagando 1.000, 1.500, 2.000 euro a notte. Questo appartamento costa 10.000 euro al mese di affitto, quindi un canone di 120.000 franchi all'anno, che poi sono simili agli euro. E ha 200 metri quadri, tre camere matrimoniali e due bagni in questo caso, con una terrazza incredibile con una vista sul lago e ovviamente al centro di St. Moritz. Partendo, come potete vedere, lo stile dell'appartamento è classico ma allo stesso tempo contemporaneo perché è molto moderno, la cucina è completamente nuova in acciaio inox, l'arredamento è comunque moderno ma allo stesso tempo con tutta questa presenza di legno che a me fa impazzire, quindi mi piace, soprattutto in una località del genere, in un tipo di appartamento del genere, secondo me è azzeccatissima e lo rende originale ma allo stesso tempo moderno per gli ospiti ovviamente a cui piace questi tipi di arredamento. Abbiamo questo divano enorme, che è sicuramente una chicca di questo appartamento, perché il soggiorno, ve lo ricordo, è la parte più importante della casa. Sì, è importante avere molte camere, degli spazi ampi, ma se il soggiorno è angusto, oppure non ha un bel divano, oppure non ha determinati comfort, oppure non ha tutta questa luminosità e questa vista, è un problema. Qui subito sulla sinistra questa Smart TV con Prime Video, Netflix, Disney Plus, chi più ne ha più ne mette, insomma. Tutti i servizi necessari. Qui abbiamo il camino, altro punto forte della casa che non è scontato ovviamente da avere, che è a disposizione ovviamente degli ospiti con la legna, eccetera, eccetera. Anche qui abbiamo una sorta di concierge, comunque degli appoggi che per ogni richiesta da parte degli ospiti noi possiamo ovviamente offrirgli. Se una persona vuole accendere il fuoco, abbiamo la persona che viene a accendere il fuoco, se vuole fare un giro in elicottero, fa il giro in elicottero, se vuole andare con le renne a fare un giro in slitta, fa il giro in slitta con le renne, se vuole lo chef, c'è lo chef. Ormai, mi avete visto in questo periodo lanciare appartamenti di questo tipo che escono poi a 1.000, 1.500, 2.000 euro a notte, che hanno canoni anche importanti, di conseguenza ci sono ospiti importanti che arrivano e pagano queste cifre. E bisogna avere ovviamente dei servizi accessori da ovviamente poter offrire, anche perché è un'azienda sé che vi permette di alzare poi quanto potete chiedere a questi ospiti. Qui abbiamo questo bellissimo tavolo da pranzo, con queste sedie abbiamo una, due, tre, 4, 5 più almeno altri due posti, insomma sono 7, 8 posti perché questo appartamento può ospitare tranquillamente 6 persone, 2 in ogni camera, visto che ce ne sono 3, più eventualmente 1/2 di appoggio sul divano letto, magari dei bambini, quindi 3, 6, 8 ospiti. Qua abbiamo una cucina completamente in acciaio inox, elettrodomestici nuovi, c'è sempre il legno ovviamente che richiama sia il soffitto che le travi a vista, che le porte ovviamente nell'appartamento, quindi c'è una linea ovviamente che continua. Per poi arrivare, l'ho lasciato per l'ultimo ovviamente per quanto riguarda la zona giorno, a questa vista incredibile. Allora, qui abbiamo uno degli hotel più storici di St. Moritz. Abbiamo vista completa su tutte ovviamente le montagne, più ovviamente il lago che è completamente ghiacciato. Ci tengo a dire che St. Moritz ovviamente ha costantemente degli eventi incredibili. Qui avremo fra qualche giorno per esempio il polo, sul lago ghiacciato c'è il rally. Ci sono un sacco di gare di patinaggio, oltre che piste di patinaggio qui sotto. Vi faccio vedere un attimo anche dove siamo il contesto. Qua basta scorrere. E con questa terrazza, che non è assolutamente scontata, potete uscire. Qui sotto abbiamo Hermès, ma dopo ve lo faccio vedere. Insomma, abbiamo tutte le più grandi marche, i più grandi ristoranti ed è una zona pedonale. Quindi questo, diciamo, garantisce una silenziosità dell'appartamento non indifferente. Per ovviamente arrivare sotto l'appartamento con l'auto per poter ovviamente scaricare questo per gli ospiti. Ci siamo fatti dare questo telecomando direttamente dal comune di St. Moritz, quindi basterà arrivare qui davanti, premere e come potete vedere il paletto qui davanti comincerà a scendere dandoci la possibilità di entrare in pieno centro, permettendo ovviamente agli ospiti di arrivare proprio davanti alla porta dell'appartamento che è qui sulla destra e permettendogli anche ovviamente di scaricare tutti i bagagli.
Dopodiché ci tengo a raccontarvi una storia, o meglio la storia dietro a questo appartamento. Tra l'altro, piccolo appunto, da quando stiamo registrando questo video saranno passati come minimo 2 jet privati, letteralmente qui davanti a questa vetrata, perché a 10 minuti di macchina c'è un aeroporto privato, letteralmente, per farvi capire e dare contesto sulla, ovviamente, esclusività di questa zona. Questo appartamento, come ho detto, costa 10.000 euro al mese, quindi c'è un canone di 120.000 euro all'anno. Ovviamente in Svizzera, a differenza dell'Italia, il discorso a livello burocratico e contrattuale è completamente diverso. Qui, per esempio, è molto difficile pagare in maniera mensile il canone di affitto, ma di solito si pagano 1-2 tranche, quindi si anticipa 6 mesi o addirittura si paga il canone annuale interamente in anticipo. Questo semplicemente perché la zona è molto più esclusiva, gli immobili che ci sono ovviamente molto pochi e soprattutto i proprietari con cui avete a che fare, che di solito magari sono svizzeri o svizzeri italiani eccetera eccetera, hanno particolari esigenze, quindi di conseguenza non hanno tempo da perdere e soprattutto alzano anche l'asticella per scremare tutte le persone che semplicemente non sono serie e non si dimostrano serie. Quindi in questo caso noi come azienda abbiamo anticipato 6 mesi del canone, io come azienda ho anticipato 6 mesi del canone, come sempre vi lascio il screenshot qui sopra eccetera eccetera, non lo sto neanche più a dire, di questo appartamento. E vi racconto anche un aneddoto, perché è stato molto particolare la metodica, il modo in cui ho acquisito questo appartamento. Era, se non sbaglio, gli ultimi giorni di novembre, io stavo partendo per una località, chiamiamola calda, per acquisire delle proprietà, e mi è arrivata questa proposta. Mi ha detto: Marco, c'è un immobile a St. Moritz disponibile, un contatto che ringrazio, molto fidato tra l'altro qui sul territorio svizzero, che ha molte conoscenze, c'è questo immobile disponibile, saresti interessato a prenderlo? Io ovviamente mi sono fatto, insomma, negli ultimi mesi avete visto che ho acquisito svariati immobili di un certo calibro, 10-12 mila euro al mese, nelle più grandi città italiane e soprattutto europee, e di conseguenza non potevo farmi scappare un'occasione del genere. Ho dato il via, quindi ho mandato questa persona di fiducia che ha fatto un tour, quindi ci siamo sentiti, mi ha fatto vedere l'appartamento, io gliel'ho confermato a distanza e abbiamo firmato il contratto di affitto a distanza, ho fatto il bonifico per bloccare questo appartamento e prenderlo senza neanche vederlo. Per farvi capire, io ho lanciato questo appartamento i primi di dicembre, ho mandato un mio addetto che è partito ed è arrivato qui e ha fatto tutte le cose, quindi ha trovato lo stile delle pulizie, ha ovviamente comprato le asciugamani, ha insomma le capsule del caffè, tutto il necessario per far sì che questo appartamento sia stato operativo nel giro di qualche giorno, e siamo partiti i primi giorni appunto di dicembre con questo appartamento qui. Calcolate che vi metto qualche prenotazione di dicembre, insomma siamo partiti col botto, abbiamo subito affittato veramente a 1.000-1.500 euro a notte, con una prenotazione da 20.000 euro per esempio a Capodanno per 5 giorni, e tutto questo senza che io abbia mai visto l'appartamento. Ora, per tutte le persone che stanno guardando e si chiedono: Marco, com'è possibile? Non saprei neanche darvi una risposta. A volte si riescono a fare delle cose e si riescono a tirar fuori delle cose dal cilindro, non si sa esattamente come è stato possibile, ma ce l'abbiamo ovviamente fatta. Quindi questa cosa non è fattibile all'inizio per una persona che parte da zero, e però dall'altra parte, appena tornato dopo il mese di vacanza, chiamiamolo così, di viaggio, sono tornato qui e sono venuto ovviamente a controllare che sia tutto a posto e verificare ovviamente le ultime cose finali. A livello poi di previsioni, calcolate che, ripeto, vi avrò già messo molte prenotazioni sullo schermo, ma questo appartamento in media esce a 1000 euro a notte, e occupare secondo me 25 giorni al mese è un'ottima media. Poi ci saranno i mesi in cui faremo di più, come gennaio, febbraio, dicembre, e i mesi verso la stagione estiva, che vi assicuro, uno potrebbe dire: Marco, ma la montagna muore d'estate o in primavera? Assolutamente no, siamo più o meno sui 25.000 euro al mese a livello lordo che può generare questo appartamento, quindi fatevi voi un po' i conti a livello annuale quali possono essere i ritorni. Dopodiché passiamo dalla zona giorno alla zona notte, perché vi devo far vedere 3 camere da letto matrimoniali. Qua abbiamo ovviamente queste porte molto ampie, guardate che belle, che particolari, c'è una originalità anche in questi piccoli dettagli, per esempio sulle porte che dividono la zona giorno dalla zona notte, che non sono assolutamente indifferenti. Prima camera matrimoniale, che è la padronale ovviamente, che è sicuramente la più bella. Notate innanzitutto l'illuminazione di questo appartamento, perché mentre di solito la luce arriva dal soffitto verso il pavimento, qui è viceversa, è il contrario, quindi parte dal pavimento e va ovviamente verso su, e tutta l'illuminazione di questa casa è soffusa, quindi crea un ambiente molto molto rilassante, sicuramente da montagna. C'è questo letto che mi fa impazzire, un letto queen size con travi a vista. Avete mai visto un letto del genere con queste travi così tagliate a metà? Io non l'avevo mai visto, per esempio, e mi piace particolarmente. Dopodiché anche qui abbiamo la vista, che è condivisa ovviamente con la terrazza, è la stessa, e c'è anche ovviamente l'accesso diretto privato da questa camera qua. Abbiamo voluto, insomma, seguire la solita regola: 3 asciugamani, grande, medio, piccolo, con kit di cortesia per ogni ovviamente ospite. Più non abbiamo fatto il letto, il classico letto con lenzuolo, insomma, fatto all'italiana, mettiamola così, ma utilizzare questa formula, visto che siamo in montagna, quindi semplicemente mettere il coprimatrasso e il piumino messo così piegato, quindi una persona si può letteralmente infilare sotto il piumino ed è a posto. Faccio vedere anche il bagno,
di questa prima camera padronale di tre. Qui abbiamo una specie di walk-in closet a metà, mettiamola così, con due armadi molto grandi per ovviamente tutti i bagagli. Potete vedere, cambia il tema dall'appartamento, quindi passiamo da dei colori molto chiari a dei colori molto scuri, e effettivamente abbiamo questa doccia che, credetemi, è veramente veramente incredibile, perché guardate quanto è ampia, soprattutto il soffione di questa doccia, quanto è veramente imponente. Ora vi faccio vedere le altre due camere presenti all'interno di questo appartamento. Qui abbiamo la seconda camera matrimoniale. Insomma, lo stile è quello, colori molto chiari. Qui il letto è un pochino diverso, ma come sempre molto particolare. Non è di quei letti moderni, senza anima, ma c'è questo legno, è sicuramente molto originale, che riprende la testiera del letto e soprattutto nella scrivania. Qui si ha anche la possibilità, con un piccolo proiettore che ora è nell'armadio, non lo monterò perché non ha assolutamente nessun tipo di senso, di proiettare su questo muro effettivamente i film la sera. Quindi mi piace molto anche l'illuminazione, come potete vedere, soffusa, invece che metterla per esempio sopra. L'illuminazione di solito viene dall'alto verso il basso, quindi dal soffitto verso il pavimento, qua al contrario, dal pavimento al soffitto, ed è una cosa molto, molto particolare, apprezzata. Qui abbiamo, come vi dicevo, tutto l'impianto sia per la televisione che per il proiettore. Dopodiché procediamo con la terza e ultima camera. Questa è quella un po' più piccola, sicuramente meno originale, un po' più basic. Qui abbiamo un letto che non è queen size, in questo caso. In questo un po' è il letto basic di cui parlavo. Bianco, non dice nulla, non ha un'anima, però ci sta, è la terza camera di appoggio. Ci sono sempre i set ovviamente di asciugamani, e con anche ovviamente l'armadio. E concludiamo il tour con ovviamente il bagno, condiviso un po' di servizio tra queste due camere, con vasca e anche ovviamente con doccia.